un giovane brillante che poco fa è stato intervistato da Un Giorno da Pecora, un programma di grande successo della RAI. Ecco, che vi siete detti con Gucciari? Allora, mi ha telefonato poco fa, sì. E ha voluto sapere un po' di quello che è successo ieri, perché ha avuto modo di piacere di presentare un prodotto quando è passato qua al ministro Salvini, proprio sì. In occasione del Vinitaly. E quindi cos'è successo? Che hanno fatto una foto dove c'era lui con la bottiglia, e da lì loro hanno voluto sapere come mai fosse passato di qua, come mai proprio qua. Sì, invece è stata una cosa di passaggio, quindi abbiamo avuto modo e lo piacere di portare davanti a tutti un prodotto che poi richiama le marche, perché fondamentalmente è che ama molto Salvini, perché è molto spesso presente grazie anche alla sua passione per la cucina marchigiana, che non è mai seconda a nessuna, insieme ai vini. Assolutamente. Poi la vediamo su una scena a livello nazionale, dove io lo vedo a prescindere dal lato politico, ma da un punto di vista del prodotto, perché richiama il prodotto marchigiano nelle facce di tutti coloro che comunque sono presenti e lo guardano. 50 anni di storia, ecco, il fondatore Falconara Marittima era nonno. Praticamente è stato Sandro Silvestroni che ha portato avanti, cresciuto l'azienda, fin poi passare alla terza generazione, dove da lì comunque c'è stata un'evoluzione totalmente dei vini. Quante mila bottiglie? Ma allora, siamo intorno alle 500.000 bottiglie. Ovviamente. Sì, in crescita. Il territorio dove coltivate le vigne? Allora, noi siamo su San Paolo di Iesi, sulla zona di Uffida e sulla parte del Monte Conero. Bene. Molto bene. Rosso Conero a Gogò, qui stanno apprezzando molto. C'è tanta gente che ama e adora i vini marchigiani.